preparati tutto, signor. Tanto grazie che fa mai altra volta. Sì, mi insegna come si cucina, signor. Grazie, signor. Ma certamente, come no? Quando dici tu che sei pronto, o magari che so, vuoi aspettare un altro minutino, possiamo anche iniziare. Sì, signor, possiamo pure iniziare. Io sto qua della cucina, come tu mi hai chiesto, ho preparato tutti gli ingredienti, come mi hai scritto tu, signor. Cominciamo, vai. Perfetto. Via. Benissimo. E allora iniziamo. Oddio. Beh, io non so come lo tiene il telefono, però, signora, ci prova. Chi non si può girare la camera della camera? Sì. Ci siamo, guarda, ci siamo. Fatto qua, signora. Preparato tutto per mangiare, quello che mi hai chiesto te. Vai. Allora, che ricetta facciamo oggi? Oggi facciamo spaghetti con le vongole. Sì, signora. Già me l'aveva detto. Sei pronto? Io sapevo prima, signora. Ok. Sì, signora. Allora. Preparato tutti gli ingredienti, io, signora. Guarda. Preparato tutti gli ingredienti che mi ha detto tu, signora. Pronto. Grazie, signora. Ok, allora. Iniziamo a mettere la padella sul fuoco. Mettiamo due spicchi di aglio schiacciati. Signor, tu mi hai detto che serviva una testa d'aglio, però io volevo sapere, testa deve essere maschio o femmina, testa d'aglio? Oddio, Ariel, io essendo donna preferirei un aglio maschio. Signor, scusa, la padella sta qua, io c'ho la padella, eccola, signor, la padella. Pure io c'ho la padella, guarda che bella padella che ho. Pure io ce l'ho, signor, guarda. Io ce la vedo allora, come la tua, signor. Però vorrei sapere, tu mi hai detto di prendere una testa d'aglia. Io l'ho presa, signor. Però vorrei sapere come la vuole, maschio o femmina, signor. Allora, io essendo femmina la voglio maschio, ma tu puoi sceglierla anche femmina, è uguale. No, perché io l'ho fatta femmina, signor. Non so se va bene, però ha fatto la testa d'aglia. Ah, caspita! Ok, la femmina, testa, perfetto. Dagli la femmina, signor. Se assomiglia perfetto. Un po', signor, assomiglia un po' come a quelle che io adesso vorrei fare, famoso come Chiara Mespragni, signor. Perché lei c'è tanta gente che segue la cosa sua di internet, signor. E io l'ho fatta femmina, signor. E la perfetto, chiamata, va benissimo. Allora, schiaccia l'aglio e mettilo in padella. La schiaccia? Schiaccia. Signor. Perfetto, modo ok, un altro po'. Signor, se la schiaccia rimane tutto per terra, se la schiaccia... Va bene, mettila allora in padella. Tutta la testa nella padella? Ok, in padella, sì, tutto in padella. Te lo dice te, signor. Poi se poi mettiamo del prezzemolo tritato. Poi mettiamo pure il prezzemolo tritato. Eccolo, signor. Ecco, signor, prezzemolo tintato, signor. Lo mette vicino a lei, vero? Ecco. Certo, vicino all'aglio, perfetto. La mette qua vicino a lei. Ecco, signor. L'ha messo. Poi? Ok, adesso aggiungiamo un filo di olio. Guarda me. Sì, filo con l'olio, ok. Signor. Io l'ho fatto filo con l'olio, signor, sta qua, guarda, signor, eccolo. Io l'ho fatto, però, eccolo, pieno d'olio, signor, pieno, e pieno. Cosa sarebbe quello? Cosa sarebbe? Tu hai detto un filo di olio, signor, un filo con l'olio, eccolo. Io un filo d'olio non l'ho certo. Fatto, un filo ci ha messo l'olio, signor. È uguale, signor, tanto uguale, no? È uguale, va bene, mettilo allora in padella. Metto la padella, signor. Gliela metto vicino a lei, signor, allora. Adesso aggiungiamo i pomodorini di Pechino. Signor, io ci ho messo tanto, ho trovato tutta questa roba, Pechino, per trovare il pomodorino di Pechino, l'ha trovato, però ci ha messo tanto, signor. C'è, questo sono proprio, guarda, signor, io ce l'ho messo, c'è scritto proprio Made in Cina, signor, proprio di Pechino. Ma no, Ariel, Pechino è una città della Sicilia. Ah, Sicilia? No, perché c'è parenti miei che sta a Terracina, pensava che era delle Cina. No, no, non dico odori di Pechino, sono fake, sono made in Cina, non servono, non buoni. Sono buoni, signore, il colore è lo stesso.
Mona, sta E va bene, dai, ti concedo per questa volta di metterli pure tu in padella, insieme pure della all'aglio Cina, femmina. signore. Ne mettiamo pure della Cina, signore. Sì, signore. Mettere Sì. pomodoro di Pechino dentro la padella, signore. Vai, padella. Mettere la padella. Eccolo. Mettere in padella. C'è Marisa, c'è la prezzemola e la pomodoro di Pechino, signore. Messo uno vicino all'altro, bravo. Perfetto, è a filo d'olio, ok? Filo d'olio, eccolo qua, signore. C'è filo d'olio, ci deve mettere quanto? Uno, quanto filo ci vuole? Ok, Un perfetto. rocchetto? Metto un Allora, rocchetto. pestala un po' il pomodoro, pestala un po', come sto facendo io. Signore, scusa, proprio però per terra pulisce io. Deve schiacciare l'aglio, schiaccia il pomodoro tutto per terra. Scusa, La schiaccia così, con la mano, perché per terra. Se non lo metto Guarda, sta... sei un rilievo proprio incredibile, La Adien. besta così. Ah, aspetta, signore, tu mi hai detto di prendere purella. Va bene, dai, strizzalo così. Dovesto con questa, signore, va bene questo? Perfetto, Grazie. schiaccialo con quello. Schiaccio con questo. Va via, signore, va via la Ok. scritta Made in Cina, va bene? Va bene. Perché dopo quando la ciacca non si vede più poi. Ecco. Schiacciato. Signore. Ok, adesso aggiungiamo il liquido delle vongole filtrato. Che può fare? Spero che abbia filtrato bene. Signore, scusa, che deve fare? Liquido di... Delle vongole, lei Ah. comprate le vongole. Se signore, l'ha cioè, comprato, un po' l'ha fatta, un po' l'ha comprata, però voleva sapere come la vuoi. Io nera non l'ha trovata, l'ha trovata bianca, va bene, bianca, signore? Certamente, le vongole devono essere bianche. Ah, vede, io ne sapevo, pensavo che era nera, signore. Io l'ho sempre vista nera, pensavo che No, no, no. la gondola era bianca. Guarda, stiamo Io tutti l'ho a fatta casa, quindi. così, signore, non è proprio gondola, però so, più o meno, eh? Va bene? Bellissime, Grazie. bellissime. La metto dentro la padella? Aspetta un attimo, ecco, Sì, ok, sì. adesso li metto pure io dentro la Dentro padella. la padella? Quante ce ne mette? Tre? Due? Tre? Tanto Secondo quello che preferisci. come capita, signore? Come capita, bravo. Io ne ho fatte sette. C'è sette gondole, signore. Mette tutte e sette o metto tre? Tre. Va bene, metterli tutte quante se ci entrano in padella. Io non so come fai italiani a mangiare sta roba, signore. Guarda, non sai che ti perdi. Signore, non me lo perde, no, non me lo perde, signore. Allora. Adesso aggiungiamo anche le altre vongole con tutta la buccia e facciamo andare il sughetto per qualche minuto. Ecco, io la metto qua vicino alla pomodoro che. Vediamo, fammi vedere. Lo facciamo andare? Sì, fai andare per qualche minuto. Ecco. Perché non è gondole con la vela, signore, se no va di più quando soffia, signore. Ho capito. Va bene, allora, visto che le gondole stanno andando, Andando controlliamo se l'acqua bolle, se la l'acqua pentola bolle. bolle, signore, vediamo se l'acqua Vediamo bolle. se bolle. Adesso lo vedo subito, signore, aspetta. Io l'ho scoperto l'altra volta, signor, guarda. Le fa, signore, le fa. E questo cosa sarebbe? L'acqua, signore, l'acqua. Guarda, se tu fai così, guarda. Questa l'ho inventato io, eh. Caspita. Da brevettare questo sistema. Bene, e allora, visto che l'acqua. Cucinare, perché mi metto a fare bolle. Mi scordo di cucinare, mi metto a fare bolle, perché è bello, signore. Ho capito. Bene, e adesso, Guarda, visto che guarda fa. questa, guarda signore, Wow! guarda, è schioppata, si è sbampata. Adesso, butta giù due spaghetti. Ecco signore, quando io butto giù, due Due spaghetti. spaghetti. Allora, prendo uno e due signore, due, su due signore. Ma cosa stai facendo? Ti ho detto di buttare giù due spaghetti. E Allora, devo buttare giù. E butti giù, signore. certo.
L'ha buttata, no! L'ha buttata, signor. Però a me non mi piace. Ma no, Ariel, le due spaghetti. Non si buttano. Ariel, le due spaghetti è un modo di dire. Cioè, due spaghetti per dire prendine un po', un mucchietto e lo butti giù. Un mazzetto va bene? Così. Va bene un mazzetto, ok. Buttati giù. L'ha buttata, signor. Però a me non mi piace oh, buttarla per mangiare, se la deve mangiare, Guarda che come prima lezione proprio non ci siamo, sai Ariel? Non ci siamo, non no. Ci siamo, signor. Come prima. No, signor. Prima volta, signor. Intanto, va benissimo, Ariel. Grazie, signor. Io ho fatto tutto. Ma prego, Ariel, ascolta, io ne vorrei... Aspetta un attimo che mi inquadro, perché sennò... Ok, non è che sia una grande bellezza, comunque. Sì, pure io non è che sta tanta bellezza, signore. Se no faceva sperare. Io volevo, se no ci aveva tanta gente che mi segue come Chiara Mespragni, signore. Ah, beh, certo, Chiara è tutt'altra cosa. Sì, sì. Ascolta, io volevo approfittare per fare di questa diretta per fare gli auguri a tutte le mamme del mondo, anche alla tua. Sì, signor, a tutte le mamme del mondo, tanti auguri a tutte le mamme del mondo. Oggi è festa della mamma, signor. Allora io esatto. Adesso però ti saluto perché, scusa, la posso raccogliere per te la pasta deve stare là? Quando è? No, lasciala stare là che è meglio, guarda. Grazie, signor. Lascialo stare là, prego signore. No. Ok, e allora niente, a questo punto salutiamo, la prima lezione è finita e chi vivrà vedrà. Ciao Ale! Ci vediamo, signor. Ci vediamo giovedì, ciao signor, mi raccomando. Ciao!